Canta, canta, fai sentire la tua voce di Shakira. Io so cantare come Shakira, sì, volete vedere? Sì, è un pomeriggio. Vai, vai, canta. Whenever, no, 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 together, no, 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 no. Pure sto in loca con un tigre, loca, loca, loca. Quindi, io sono Shakira. E io sono lui. E benvenuti nella Imita le Foto Challenge. Per chi non lo sapesse, questo non è il nostro primo video in cui facciamo questa challenge, ma ormai sul nostro canale è veramente diventata una vera e propria rubrica. Abbiamo fatto circa 2-3 video. Non conosco i miei contro te. Scusate. Infatti, per chi ci segue già da tempo sicuramente saprà le regole. Per i nuovi ve le spieghiamo. Vi abbiamo chiesto di caricare su Instagram delle foto imbarazzanti e di taggarci, così adesso noi insieme proveremo a imitarle. Toccherà a voi decidere chi è stato più bravo e chi avrà imitato meglio le foto. Solitamente sono io la vincitrice, la più espressiva. Ma cosa? Ma che stai dicendo? No, gira, veramente, gira, ragazzi, gira. Vai via. Direi di non aggiungere altro e iniziamo. Quando noi scegliamo le foto, io mi metto così e guardo le foto con lui. E a voi a quanto pare questa cosa piace molto, perché ci sono un sacco di screen in cui mi sono messa così. E a me che non piace molto. Scherzo. La prima foto è di Sofigi Award Drugs. E la foto dice... È Kira, questa è Kira. Kira quando ride. Ragazzi, è Kira. Dai, prova a imitarla. No, non è Kira. No, davvero. Ah, regà. No, un occhio più grande e un occhio più piccolo, quindi ma che me sta di vero. Mamma mia, stendiamo un piumone peloso e passiamo alla prossima. Hai detto una cosa super divertente, il piumone peloso anziché vero, pietoso. Ceci Liola ci tagga la foto di Jim Carrey che dice bellissimo. Tu sei uguale. Io sono Jim Carrey. Ti piacerebbe? Prossima foto di me contro te, scritto coi puntini. Io così ti devo abbracciare. Guarda quel gabbiano, che carino. Anche questa prova superata. Sì, superata, dai. Un cacciatore, non ho idea di chi sia. Allora, questa è difficilissima. Allora, come hai fatto? Come fai? Perché? Oh. Fa uguale. Che lui ha agevolato dei capelli, io non li ho. È così. Me contro te, citazioni, ci tagga Dr. House. Ha un occhio dritto e un occhio storto. No, come ha fatto così? Sofì, credo che dentro i nostri occhi non riesco a... Oh. Ok. Me contro te, 3763. Allora, questa foto io non ho idea di come l'abbiano fatta. Allora, questa ragazza ha 4 doppi menti. Io ne ho soltanto uno, quindi non so. L'hai messa così? Non l'hai visto quello. Lui l'hai visto. Io immagino le nostre facce saranno agghiaccianti. Come ogni volta vi dico, non fate screen, ma poi ogni volta invece ritroviamo Instagram tappezzato di nostre foto con queste espressioni. Però almeno fare i complimenti per i meme che dopo fanno, che sono veramente meravigliosi. Sì, applausi, clap, clap. Simona 3665 ci taglio in questa foto. Io faccio la ragazza. Tu fai la ragazza perché io faccio il ragazzo. Vedi un po' questa, mi sei girata e mi fissa. Vedi tu questa cretina che non lo so, mi spia. Ma ciao. Vediamo, fa vedere come hai messo. Che bella ragazzina, lui. Me contro te, Agmi, ci taggo in questa foto. Allora, bellissima. Tu sei messo così. Lilla. Siamo noi, le più belle. Perfetti, questi siamo identici. Sì. Ok, chiudete l'internet, spegnete tutto. Chiudete l'internet, peggio di mio nonno, lui. Chiudete l'internet. Loro sono il mio sorriso trattino basso. Ci tagga in questa foto che è veramente qualcosa di epico. Scusa, cioè, spostati, coso. Cioè, scusa, vai, vai. Cioè, stoviti. Siamo due idioti. Già. Sweet Lucy 039 ci tagga in una foto di George Clooney mentre dice: che ha detto? Cosa? No. Seri 04 in cosa ci hai taggato? Allora, riaprite l'internet e richiudete tutto però. Un attimo solo e richiudete tutto, perché questa foto è meravigliosa. C'è un cane con delle sopracciglia. Ma come le hanno pensato? Allora, quindi ciao. Scusa, mi hai disturbato. Prossima foto di Ops Hug Alex. Allora, questo bambino è mitico. Cosa? Io non ci identico. Tu fai uguale, ma sei tu quando eri piccolo forse. È finita la pappa. Ok, queste erano le foto più buffe che abbiamo trovato. Scriveteci qui sotto nei commenti se questa serie vi piace e volete che la continuiamo, e soprattutto chi è stato secondo voi il vincitore. Salutiamo e ringraziamo tutti coloro che hanno caricato delle foto su Instagram e ci hanno permesso di realizzare questo video. Cliccate sui video che compariranno qui sotto per vederne altri. Vi mandiamo un bacione, un abbraccio e al prossimo video. Ciao.